Sono senz'altro d'accordo, anche in ragione del fatto che la filosofia è sempre politica, intendiamoci, non è che c'è una filosofia fuori dalla politica. Le filosofie che dicono di essere fuori dalla politica mentono. Spesso le filosofie che dicono di essere fuori dalla politica sono in realtà nella politica nel modo più bieco e più vile, cioè della pura accettazione dei rapporti di forza così come sono. La filosofia è sempre politica, e a proposito dei nostri autori Gramsci e Pound, proprio Gramsci scrive nei Quaderni del carcere che c'è una circolarità immediata fra filosofia e politica. Ogni filosofia è politica e ogni politica si ricollega necessariamente a una filosofia. Quindi impossibile eludere il circolo filosofia e politica, certamente. Ciò detto, occorre ragionare sulle forme del conflitto oggi, sulle forme del conflitto oggi. A questo proposito, anche spingendoci al di là di Pound e di Gramsci, dobbiamo partire dal presupposto che il conflitto ha mutato configurazione nell'odierno presente, ciò che richiede un aggiornamento delle mappe del conflitto. Se noi continuiamo a ragionare, a muoverci, a orientarci con le vecchie mappe su un territorio nel frattempo cambiato, saremo giocoforza costretti a non comprendere nulla dei rapporti di forza realmente esistenti. In particolare, se noi continuiamo a utilizzare la categoria della contrapposizione dicotomica fra borghesia e proletariato, saremo votati all'incomprensione della realtà nel frattempo mutata. Perché dopo il 1989 non vi è più lo scontro verticale borghesia e proletariato. Lo scontro ha mutato forma perché è pur sempre uno scontro verticale servo-signore, per dirla con Hegel, ma il servo e il signore non sono più gli stessi. Il signore è composto oggi da una nuova classe, una nuova elite mondialista che io con Marx chiamo l'aristocrazia finanziaria, composta da uno sparuto numero di individui che non hanno più nulla a che vedere con il mondo borghese proletario. Il mondo borghese proletario è un mondo fatto di stabilità etica, il vecchio mondo dell'eticità borghese hegeliana, famiglia, società civile, Stato. Proprio come il vecchio mondo borghese fatto da una stabilità lavorativa, dei diritti sociali, che è del tutto incompatibile con l'odierno capitalismo flessibile, precario, post-borghese, post-proletario della nuova elite mondialista, la quale elite mondialista non ha più nulla a che vedere con la borghesia, infatti è un'elite composta da individui sradicati, mondialisti, nemici di ogni radicamento classico borghese, sia esso la famiglia, la società civile degli enti pubblici o ancora lo Stato sovrano nazionale con primato della politica sull'economia. Ma questa elite ovviamente non ha nemmeno più nulla a che vedere con il mondo proletario dei diritti sociali e della stabilità del lavoro. Questa nuova elite finanziaria post-borghese, post-proletaria, sradicata e sradicante, mondialista e nemica giurata è della vecchia classe borghese e della vecchia classe proletaria, chiamate indistintamente dall'elite l'accozzaglia, variante italiana, o gli sdentati, variante francese, no? Renzi o Hollande, l'accozzaglia, gli sdentati, Hollande, questa elite finanziaria che va sui raduni sradicati, mondialisti, senza radici nei popoli, nelle patrie, nelle culture, nei radicamenti storici, versione Bilderberg, versione Leopolda, con cordoni di polizia armati di manganello che tengono lontani le masse sdentate e accozzaglie, no? Questi gruppi ristretti dell'elite finanziaria sono coloro che governano il mondo. Non è una tesi complottista, è la vecchia lotta di classe, Marx e Gramsci, applicata al nostro presente. Certo che se ascoltiamo le grammatiche dell'elite diventa complottismo tutto ciò che mette in discussione la loro grande narrazione, evidentemente, no? Posso interromperti? Certo.